Salve a tutti youtubers, come avrete potuto vedere dal titolo di questo video, oggi vi parlerò di intraviste nuvole di ghiaccio d'acqua fuori dal sistema solare, a 7 anni luce dalla Terra, ma servono ulteriori conferme. Quindi come al solito andiamo ad analizzare meglio di cosa si tratta. Nuvole d'acqua ghiacciate intraviste per la prima volta al di fuori del nostro sistema solare. Si troverebbero nell'atmosfera di una nana bruna, un ibrido tra una stella e un gigante pianeta. Sono descritte sulla rivista Astrophysical Journal Letters dal gruppo dell'Istituto Carnegie di Washington, coordinato da Joaquin Ferti, che le ha osservate grazie al telescopio Magellano Bay. Quello che hanno visto gli astronomi non sarebbero semplici tracce di vapore d'acqua, ma vere e proprie formazioni nuvolose simili. Ma la scoperta, accolta con una certa perplessità dalla comunità scientifica, ha bisogno ancora di essere confermata da strumenti più potenti. Le nuvole individuate si troverebbero nell'atmosfera di Vise J0855-0714, una nana bruna individuata per la prima volta dal telescopio spaziale Vise nel 2010 a una distanza di appena 7,3 anni luce dalla Terra. Vise J0855-0714 ha una massa circa 3 volte più grande del nostro Giove, quindi non è abbastanza grande per riuscire a innescare le reazioni nucleari che la trasformerebbero in una vera stella, ma neanche troppo grande per poter essere definita come un pianeta. Si tratta dunque di uno strano ibrido definito come nana bruna, non è luminosa, ma il cui stadio permette di comprendere molti dettagli sull'evoluzione delle stelle. Le osservazioni avrebbero mostrato la presenza di acqua ghiacciata nell'atmosfera raggruppata a formare nuvole. Per Patrizia Caraveo, direttrice dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano dell'Istituto Nazionale di Astrofisica INAF, sarebbe la prima volta che si osserva una copertura nuvolosa fatta di cristalli di ghiaccio su un corpo al di fuori del sistema solare, ma è molto difficile confermarne la scoperta. Le tracce osservate sono quasi nulle con i dati attuali. Per avere certezza, ammettono anche gli stessi ricercatori, bisognerà attendere nuove osservazioni che verranno effettuate dal prossimo telescopio spaziale James Webb, il successore di Hubble, che verrà lanciato nei prossimi anni. Quindi per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro, spero che la news sia stata interessante. Oggi abbiamo parlato di questa nana bruna che è situata a 7,3 anni luce da noi e che si chiama Vise con tutti quei numeri lunghissimi. Ci avevo già caricato un video riguardante questa nana bruna, vi lascio il link in descrizione se volete andare a vederlo. Nello stesso tempo ho caricato anche già un video sul James Webb Telescope che verrà lanciato nello spazio a orbitare intorno alla Terra come sta facendo l'attuale Hubble nel 2018, quindi anche lì vi lascio il link nella descrizione se volete andare a vedere questi due video che ho già fatto per approfondire il telescopio James Webb e per vedere cos'è effettivamente questa nana bruna che si trova a 7,3 anni luce dalla Terra. E la foto che state ammirando tuttora sono proprio le nubi di ghiaccio d'acqua al di fuori del sistema solare, che sono quelle zone bianche che potete vedere. Quindi per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro, mettete un mi piace al video se volete, ciao belli!